Ed eccoci qua per questa seconda parte, la riapriamo alle grande, tornando a parlare di un accessorio che non manca mai in quantità smisurate nei nostri armadi. Nei nostri armadi sto parlando di noi donne, ovviamente torniamo a parlare di scarpe. Alessandro, rieccoci qua. Sì. Ho detto bene che hai detto quante benissimo. Scarpe compriamo, no? Ma brave. In una vita. Di più, troppo poco. Di più, sempre di più. Di genere siano, comprate scarpe, assolutamente, sempre e comunque. Calzoleria 180. Abbiamo spiegato perché non 180 gradi. Esatto, no, 180 gradi si fa la torta quella che si no, aperto, prima. Per questo ci pensa Marco. Esatto, più tardi. Però ecco, 180 perché la grande parte, insomma, ce la fate voi, ci pensate voi, l'altra, che sono gli altri 180 gradi, in questo caso, ci pensa il cliente. Il cliente per arrivare ai famosi 360. Esatto, al compimento della vendita e della vita reale di una calzatura, perché non è solo il disegno. Assolutamente, con lo scopo appunto di soddisfare qualsiasi esigenza con qualità e cura davvero nei minimi dettagli. Beh sì, e aggiungerei anche che ogni cliente per noi è speciale, che abbia poco o abbia tanto, anzi se ha molto da crescere da noi si trova a casa. Prima ci hai anticipato della, sì. Di una tua collaborazione importante che sì. Si chiama Loveless, esatto. Parliamo del brand Loveless. Sì, questo brand di borse come tanti altri clienti, questo è l'ultimo arrivato che arriva dal Friuli, che ha creato questa linea di borse con tutta questa storia d'amore sopra, praticamente dipinta a mano, è una designer artista perché poi è una designer a tutto tondo perché fa qualità di le borse di un'estrema qualità e poi ha inventato questa storia sopra, questi sentimenti che ha diciamo espresso sopra le sue borse e le vorrebbe ora portare anche alle scarpe. Quindi, parliamo quindi anche di un inno all'amore universale. Esatto, c'è diverse cose rappresentate sopra abbastanza importanti. Le vorrebbe portare sulle scarpe, si è rivolta a noi perché vorrebbe fare questo allungamento di collezione dipingendo le nostre scarpe e creando proprio una linea completa scarpe e borse e poi arrivare piano piano a tutti gli altri accessori. Quindi ogni creazione diventerà proprio... Una dichiarazione d'amore, bellissimo. Sì. Creiamo anche questo, non creiamo solo storie d'amore, creiamo anche altri tipi di storie perché abbiamo anche altri clienti, questo è un esempio importantissimo per noi perché crea una magia intorno a tutto il prodotto, però insomma creiamo anche collezioni abbinate ai brand di abbigliamento piuttosto che di pelletteria in genere, piuttosto che di accessori, piuttosto di gioielli come guardavo prima. Beh, ovviamente parli al plurale, chi siete? Beh, siamo tra consulenti interni e esterni, ho una squadra di 20 persone, quindi calzoleria si architetta su un lavoro molto molto particolare e dettagliato che va dalla fase di progettazione allo sviluppo del prodotto in campionario, alla fattibilità del progetto, alla gestione amministrativa, alla praticamente gestione anche poi della produzione, perché quando non ci sono produzioni grandi, come capita spesso nel nostro caso, perché ovviamente succede. Assolutamente sì, nei designer emergenti, nei brand emergenti, chi si avvicina a fare la prima collezione nelle calzature non ha mai grandi quantità e questo lo sappiamo a priori. Quindi questo non è un problema. No, facciamo lo studio di fattibilità proprio per questo problema qui, perché nella normalità le scarpe abbisognano di un tot di quantità per essere messe in produzione. Noi cerchiamo di soddisfare il cliente anche con pochissime quantità proprio perché gli diamo l'opportunità di iniziare un percorso di crescita insieme a noi e nel mercato. Avete capito? Poi ripetiamo che parliamo di materiali di altissima qualità, di scarpe, calzature davvero comode. Sì, anche perché arriviamo con un'esaltazione dell'artigianalità, quindi se uno potesse visitare il nostro laboratorio, la nostra azienda, che insomma sono 2500 metri quadri, non è proprio piccolissima, ma dove abbiamo vi trovate? A Fucecchio, in Viale Colombo 86, dove ti invito a venire a visitare la nostra nuova azienda. E io vengo, verrò. Verrai, magari potremo fare anche la linea Carlotta con Parigi, che funziona. Ma così mi fai sognare. No,
però, mi fai vivere una storia d'amore. Non lo escludere, non lo escludere. E, comunque, indipendentemente da questo, abbiamo un'esaltazione dell'artigianalità. Quindi tutti i ragazzi che lavorano da noi hanno un'estrema esperienza, abbinata anche alla gioventù, perché comunque vada abbiamo anche dei numeri molto bassi di età media all'interno dell'azienda. Parliamo di 35 anni di media all'interno dell'azienda. E quindi sono, insomma, è un team giovane. È un team giovane, affiatato e che ha un unico obiettivo, è servire il cliente. E questo fa sempre la differenza. Sì. E coccolarlo. Assolutamente. Aggiungerei, sottolineare. Grazie Alessandro. Prego. Ovviamente ci torniamo più tardi. Vi aspetto. Perché adesso torniamo a parlare del nostro trattamento peeling corpo. Ta-da! Donatella, rieccoci qua. Quindi torniamo a parlare del nostro trattamento peeling corpo. Abbiamo capito che è un trattamento che lo aiuta al ricambio cellulare, al turnover cellulare, che a noi la terminologia calcistica ci piace. Quindi ripartiamo, no? Ci spieghi come partite e come andrai avanti. Allora, praticamente ora passerò questo siero peeling che va tenuto 10 o 15 minuti. Ok. Al momento poi che sono passati 10 o 15 minuti viene rimosso con l'acqua calda e certo. Poi praticamente va ridato lo spray detergente decongestionante e poi da ultimo la crema idratante. Ripetiamo che il trattamento inizia da uno scrub manuale. Praticamente sempre uno spray, come uno spray detergente tonificante, scrub per turnover cellulare, oli essenziali e poi andiamo a fare questo peeling siero che ha l'acido glicolico, mandelico e contiene anche l'acido ialuronico. Quindi per rinnovare tanto il nostro miglioramento. Per avere una pelle luminosa e compatta. Perfetta, no? Per qualsiasi momento dell'anno. Sì, sì. Per qualsiasi momento dell'anno va benissimo, sia prima che dopo il prima mare. Prima dell'estate, tra l'altro, prepara il corpo a, sì, all'abbronzatura. Io intanto per non stendo. Ma certo, anche perché ti vogliamo vedere, no? Al lavoro. E poi, senti, questo trattamento prevede delle manovre particolari? No, sfioramenti. Degli sfioramenti. Sfioramenti. Quindi è proprio una coccola. Sì. Non sì. Abbiamo detto quanto dura complessivamente. Un'ora. Un'ora, che bello, questa coccola di un'ora, no? Per prenderci cura di noi. Di noi stesse o stessi. Sì. Perché per tutti. Sì. Dai 20 anni. Sì. Sì, sì. Quindi un po' per tutte le fasce di età. Sì. E questo serve da base. Poi sì, con questo sì. È possibile fare anche altri tipi, trattamenti, no, di specifici tonificanti. Da te non manca niente. No. Nel tuo centro estetico a Pistoia. Guarda, nel frattempo, bravissima, scopriamo l'altra gamba. Sì. Perché ovviamente quello che hai fatto alla gamba destra sì, lo farai anche alla sinistra. Sì, poi va fatto il solito trattamento da, anche dietro, peeling, oli essenziali. Questo è un trattamento che tu proponi, a prescindere. Sì, sì. Non che decidi magari dipendentemente da quelle che sono le esigenze. No, è proprio un rinnovamento cellulare. Ecco, ma qual è il beneficio a livello proprio generale del massaggio? Perché sono così importanti questi massaggi? Perché praticamente il prodotto penetra meglio dopo. Se la pelle è pulita, levato dall'impurità, quindi passa meglio il prodotto, qualsiasi prodotto che tu... Che è importante, no, cercare sì. Di farla rimanere giovane già, la pelle. Già anche perché... questo spray qui ti aiuta a veicolare meglio il prodotto. Perché tu hai portato diversi prodotti, sì, no? Sì, li hai già spiegati tutti? Praticamente... O manca qualcosa, Donatella? No, praticamente l'ho spiegati tutti. Tutti? Tutti. Manca solo la crema finale, via.
Allora, anche quella una cosa. È una crema idratante. Io adesso ti lascio al tuo sfioramento. E per la crema finale, ovviamente, ce la mostrerai più tardi. Sì? Nella nostra terza parte. Ok. Grazie mille, Donatella. Grazie a te. Andiamo avanti con i cappelli, con la nostra Ilaria. E quindi torniamo ancora una volta a parlare di Ilaria, Creazione Cappelli, un brand che profuma di Made in Italy, di artigianalità, di originalità. E lo vediamo. Ti ringrazio, sì. Le creazioni che ho portato stasera sono più o meno rappresentative dei vari aspetti della mia professione, che abbraccia sia il campo della cerimonia, della sposa, alle mie spalle c'è una veletta da sposa, appunto. Quindi quella ti è stato richiesto da una sposa? Allora, io ho delle proposte, cose che propongo alle clienti che, certo, vengono, e poi in realtà personalizzo. Quindi ogni cliente propongo per fare vedere le varie tipologie, anche perché cappello... Anche per aiutarti, esatto, no, a capire. Sì, perché è fondamentale capire la persona che hai davanti, quindi il dialogo con il cliente, e quindi fare anche provare qualsiasi cosa. Perché che bello, tutto inizia sempre dalla famosina intervista. Sì, esatto, sì. È fondamentale che le persone vengano più o meno con le idee chiare, chi più chi meno, ma in realtà devono provarsi le cose, sia che siano chi spose... Chi più bene e chi meno, non importa, perché c'è la nostra Ilaria, no? Che vi aiuta. Ma almeno lo vogliamo, certo, dire che i cappelli sono tutti su misura? Che forse è questa il la mio cosa lavoro, più importante? Eh sì, è la cosa più importante, perché il mio lavoro nasce proprio sul creare come oggetti artigianali sulla persona, quindi sulla richieste che la persona mi dà, ma soprattutto sul studiare il volto della persona, la sua personalità anche, come si veste sia in quell'occasione che in generale, perché non per forza deve essere un'occasione speciale, può essere anche un cappello per una quotidianità. Quindi come anche perché cappelli così li vogliamo indossare solo per un'occasione? Assolutamente no, assolutamente no. E sfruttiamoli nel nostro quotidiano. Esatto, quindi sia che siano uomini, sia che siano donne, sia che siano spose o intorno alla sposa, quindi cerimonie o eventi speciali, è importante capire come è la persona, quindi come si veste, che cosa ama indossare come colori, e anche la forma della corporatura, la forma del viso, perché l'importanza grande è anche la tutto forma fa, del volto. Fa. Ecco, tra l'altro la nostra regia è già 2 o 3 volte che inquadra quello, no? Con quei tocchi di rosso della frutta. Quindi ecco, questi tocchi di rosso. Capisco che piace particolarmente. Questa a chi è una parte. Ah, sì, è inquadrato. Quindi ce lo descrivi. Certo, questo è una paglia. È un pezzo in cui ho utilizzato, l'ho portato perché ho utilizzato dei materiali che sono tra virgolette vintage, nel senso che la veletta e la paglia sono delle qualità di veletta e di paglia che appartengono a un passato, e che io ho riutilizzato perché utilizzare materiali che appartengono al vintage è una cosa fantastica. Sì. E in questo è venuto fuori una piccola veletta estiva, ovviamente, perché ricca di frutta, e tutto fatto rigorosamente a mano, perché anche il nodo di treccia è una treccia di paglia cucita a mano. E capiamo che sono tutti cappelli pezzi unici. Sono tutti pezzi unici, assolutamente. Anche se facessi uno stesso modello 2 volte, ovviamente, non ha mai... Non solo non ha mai le stesse caratteristiche, ma certo, poi volutamente non lo ripeto mai nei minimi particolari, assolutamente. E questo è importante, no? È fondamentale per dare... Ed è fondamentale. Fa la differenza con quello che si può trovare nel mercato. Già. Omologato. L'abbiamo detto, modo, no? Di andare un po' contro tutto quello che è fast fashion, perché con te parliamo di tutto, ma di quello no. No, fast fashion con me assolutamente no, nella maniera più assoluta. Ilaria, torneremo a descriverle più tardi queste meraviglie, va bene?
Grazie mille. Grazie a te. Perché adesso invece andiamo avanti con la cura dei capelli. Simone, Teresa, terza ed ultima parte, il taglio è quasi alla fine. Dobbiamo fare la parte sopra, andrò a collegare. Grazie per non averlo terminato, almeno ci mostri qualcosa adesso live. Andrò a terminare facendo il collegamento con i due laterali in modo da creare quella forma che avevo detto all'inizio. Quella famosa forma che a lui sta decisamente bene. Dobbiamo creare un trapezio rovesciato. Ah, il che trapezio, sarà, perché ogni volto linea... ha il suo... Sì, allora, su di lui creo una linea orizzontale netta, ma sfruttando poi la rotondità della testa, i capelli daranno quella forma che ho preteso all'inizio. Certamente. Perché questi capelli, che sono linea quadrata e creeranno il trapezio, sfrutta la forma del cranio e creerà quella rotondità che c'è. Poi alla fine ogni volto lui, vuole la sua figura. Su di lui farò un'acconciatura un po' riccia, li asciugherò col diffusore. Ah, con il diffusore? Sì, e gli farò un ciuffo un po' riccio. Ci piace? Sì. E poi mostreremo il taglio a 360 gradi di Igor. Sì. Mentre di qua c'è Simona. Che Simona. Io devo dire una cosa. Sì. Guardo i capelli di Simona e mi trasmettono... Sono sani. Sì. Trasmettono bellezza. Grazie. Perché questo è quello che sono noi luminosi. Vogliamo trasmettere. Cioè, e sembrano anche molto lisci. Non sono liscissimi. Lisci, sì. Io andrò a finire quello morbidi, che scusami, abbiamo. Sì. Quello che posso? Puoi toccare. Poi sono morbidissimi. Se vuoi anche odorare, così senti tutti quelle sono le fragranze. Scusa, Simone. Le fragranze. Simona, non l'ho mai fatto, però odori. Guarda, c'è sempre una prima volta. Cioè, profumo. Tantissimo. E poi quello che piace proprio anche di questa linea è nei giorni a venire rimane proprio questo, oltre a sensazione di pulito per la cute, ma il profumo nei capelli. Che è la loro linea, che è la nostra personale. Linea, la nostra linea personale, sì. Biodinamica, come dicevamo prima, totalmente ecosostenibile. Non ti ho detto una cosa però, che quando poi i clienti finiscono il prodotto, ripetiamo nuovamente la microcamera, quindi questa nuova consulenza, perché tutto si muove anche in base alla stagionalità. Quindi in una stagione come adesso abbiamo bisogno di una cecità, in primavera una e via via via. E certamente. Loro vengono con il vuoto, come si usa dire, essendo tutto ecosostenibile, noi nuovamente rifacciamo il prodotto dopo la microcamera senza far né gettare né... Che bello! Sì. Questo anche per far capire al cliente che sta migliorando. Sì. Perché dalla cute che poi sarà sana, ovviamente dal benessere della cute, il benessere poi viene trasmesso proprio alla bellezza del capello, no? È una conseguenza. È proprio una conseguenza. Quindi parlando di ecosostenibilità, come abbiamo detto prima, non esiste un colore bello se non ho una cute sana. Non esiste un colore bello se non ho un capello sano. Qualsiasi età, a maggior ragione quando si parla, come dicevamo prima, di una donna quando è già in menopausa, perché subentrano altri effetti ormonali, quindi di conseguenza delle esigenze dove il capello necessita ogni persona, maggior attenzione e anche più cura. Ogni persona ha le sue esigenze e sì. La donna in quest'età ha queste. Simone era già stata preparata. Simone era già stata preparata prima, dove praticamente abbiamo fatto non solo quello che abbiamo parlato fino adesso, che è la nostra cura, ma anche quello che è il colore. Noi siamo Centre Degradé Joël, per chi non conoscesse questa tecnica, è una tecnica totalmente di colorazione verticale che si occupa non solo di copertura dei bianchi, ma di sfumature da quelle più disparate, da un biondo a un rame, qualunque sia il colore, ma la bellezza di questa tecnica è che non obbliga la cliente a venire tutti i mesi. Si vede, che formi, Teresa. Grazie. Sei davvero bravissima. Grazie. Innanzitutto vogliamo mostrare, possiamo, Simona a 360 gradi. Guardate che meraviglia. Guardate che è un'onda, giusto? È un'onda, sì. È un'onda quotidiana, come la chiamo io. Bella, bella, perché bella. Comunque, anche per questo, rispettando proprio la naturalezza e la morbidezza, guardate la setosità quanto sono dei luminosi. Capelli, noi amiamo anche non dare
troppo fissaggio sul capello alla cliente. Certamente. E la cliente ama questo tipo di risultato perché si sente libera. Libera, libera. Perché si questa sente parolina libera. Magica che ci piace. E l'avete ovviamente preparata, come abbiamo detto prima, anche sotto il punto di vista del trucco, perché loro fanno anche trucco. Sì, per quanto riguarda il trucco se ne occupa Simone. Mia figlia, e Simone ve ne darà tutte le delucidazioni. Tanto Melissa, che risalutiamo, sì, e adesso Melissa rientri ha in gioco. Simona nel backstage, e su Simone è stato fatto un trucco molto naturale. Volevamo sì, rimanere su una color naturale per rimanere sempre in tema per il discorso anche dei capelli e per il discorso dei prodotti. Quindi noi curiamo il trucco perché comunque sia dobbiamo portare a termine anche tutta la nostra parte esterna del negozio, che ci occupiamo di spose, ci occupiamo di sfilate. Se avete visto anche alcune foto, abbiamo seguito Miss Italia, PT Bimbo e tante altre manifestazioni negli anni passati. Adesso abbiamo un po' mollato la presa per tutte queste tipologie di diciamo eventi. Però curiamo molto la sposa nei 360 gradi. Facciamo una cosa, andiamo avanti perché poi il tempo vola, è velocissimo. Vado con la sua. Vai, almeno vediamo davvero gli ultimi tocchi, così vi salutiamo. Ripetiamo che vi trovate qua vicino a Figline Valdarno e poi avete i vostri canali social. Sì, Instagram. E comunque, dove sarà possibile visionare tutti quelli che sono facciamo. I vostri lavori e tutto quello che ci avete spiegato all'interno. Nel corso di questa puntata. Sì. Sì, sì. Ora, Simone, quanto tempo richiede questa asciugatura? Questa pochissimi minuti, aveva già i capelli quasi completamente asciutti. Io vado avanti. Allora, facciamo una cosa, ci torniamo dopo. Noi andiamo avanti e ci torniamo dopo. E questo è il bello di Tadao. Oggi vi concediamo 4 spazi. A più tardi. Andiamo avanti con i gioielli made in Florence. Tada! Patrizia, ovviamente ripartiamo da dove ci siamo lasciati. Una promessa. Continuiamo con la spiegazione dei tuoi meravigliosi gioielli, no? Abbiamo iniziato dai cuori, diciamo, l'abbiamo detto, San Valentino si avvicina e poi sì, è una delle parti meno creative forse, perché e poi si parte dalla linea filo, ci sono diverse linee, tante linee, insomma abbastanza. Questa è la linea filo di seta, sono anelli saldati uno per uno in modo assolutamente da gioielleria, e si creano bracciali, choker, si creano anelli, eccetera eccetera. Io chiaramente di questo ho portato solamente questo esempio. Ecco, vediamo queste creazioni davvero importanti. C'è una domanda che mi sorge spontanea. Sì. Sono leggere? Sì, sono molto leggere. La vedi? Parte in metallo è assolutamente leggera. E quindi sono, si possono, si indossano in modo anche per tutta la giornata, senza problemi, tutta la giornata, anche tutti i giorni, per qualsiasi occasione. E ci sono gli anelli, hanno, ecco, gli anelli li amo particolarmente, vero? Ecco, guarda, provalo, vai, grazie, perché c'hanno un anello interno per cui si può cambiare la misura. Cioè, guardate che bellezza. Ovviamente poi con te il viola non può mancare. No. No, poi ci sono vedo tante misure diverse, vedo tanti colori diversi. Anche quello rosso è bellissimo. Ecco, posso. Sì. Ci sono anelli da mignolo. Ecco, quello rosso. Cioè, che quello diceva. È da mignolo. Sì. Ah, volendo. È da mignolo. Bellissimo. E poi ci sono dalle iniziali. Ai gioielli molto grandi, che sono queste sbaglio croce. Quello è un baciamano, sì, anche l'hai notato, l'ho notato, sì, Io faccio caso ai dettagli, no, scusami. Guarda, proviamo il baciamano, che bellezza. Sì, questo ti sta, è davvero raffinato, ecco. Elegante, questo direi che è proprio per Carlo. Bellissimo, no, anche per nella scelta dei colori. È bello, sì. E ovviamente si può
personalizzare. Si può personalizzare. In quanto a misura e in quanto a colore. In quanto a misura, colore, dimensione di catena, dimensione di pietre. Le pietre possono essere tutte uguali, tutte dello stesso colore, tre pietre diverse. E quindi? Meno pietre. Sì. Più pietre. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. E poi vedo delle lettere, perché va tantissimo il personalizzato. In questo caso vedo una B, vedo una R. Io ho portato questa B. Ok. Ecco, questa è l'iniziale, si può essere indossata con questo choker. Bellissimo. Che può essere indossato da solo. E anche in questo caso il medaglione può essere più o meno grande di dimensioni. Allora, ti spiego. La cosa più importante di questo gioiello è che intorno ha una scritta che proviene dal quadro, dal ritratto di Lucrezia Panciatichi, sì, del Bronzino. Io l'ho la notai con mia figlia, con Viola, che questa signora scicchissima dei Medici indossava questa collana in bronzo, dove c'era scritto Dieu amour sans fin dure, l'amore dura senza fine, circolare come la vita, circolare come il movimento del sole, circolare. Avete capito e che messaggio bello c'è ben dietro? Ben augurante. E quindi qui può essere personalizzato, è bellissimo, per esempio, regalare un iniziale che è disegnata da Viola, che è un iniziale particolarissima, in puro bronzo e dorato a 24 carati, con questa scritta è ben augurante. Con questo messaggio che è davvero bellissimo. Ecco. E poi ogni gioiello ha un suo messaggio. Ogni gioiello ha un suo messaggio, veramente. Che è davvero bello scoprire. E poi c'è anche che cosa c'è un anche? Certificato di garanzia. Può mancare il certificato di garanzia? Di garanzia su come assolutamente fatto, no. Sul fatto che è assolutamente realizzato a mano. Firenze, a mano. E quindi è la sua qualità. Io, venendo dalle cose antiche, sono abituata e tutti noi siamo abituati a garantire ciò che vendiamo, assolutamente. Progetti futuri, Patrizia? Progetti futuri, non lo so, penso rivolgersi anche al mercato internazionale. Certo. Il mercato internazionale e un pochino di più, appunto, questi progetti li facciamo attraverso le fiere e magari di ampliare la nostra catena di negozi che, insomma, si sta sono ampliando. Sicura che ci riuscirai. Grazie Patrizia per essere stata con noi, grazie per averci portato i tuoi meravigliosi gioielli qua a Tada e ringraziamo te, Angela e anche la meravigliosa Viola. Grazie, a grazie prestissimo, a voi. E poi devo dire i complimenti, devo farli perché c'è ci sono artigiani meravigliosi qui. Quindi e questa è la bellezza fare della joint venture assoluta. E questa insieme. È la bellezza. Veramente, complimenti a TV38. Grazie Patrizia, questa è la bellezza di Tada e la bellezza che c'è nei nostri studi tutti i giorni. Sì. Grazie Patrizia, grazie per aver contribuito alla bellezza di oggi. Grazie. E adesso linea alla nostra Lucrezia. Allora Oghetta, prima appunto ci eravamo soffermati a parlare dell'importanza dell'accessorio per rendere un outfit, un total look completamente diverso, ma questo è anche il periodo dei saldi, quindi perché non fare un bel affare acquistando magari quel capo dei nostri sogni troppo costoso? Ecco, quindi andiamo a dare proprio dei consigli sui quattro capi appunto assolutamente da acquistare nel caso dell'uomo e nel caso della donna. Quindi nel caso della donna quali sono i quattro capi must have durante i saldi da acquistare? Sì, innanzitutto non comprare tutto in un momento di follia perché tutto costa meno, allora concentrarsi. Allora per la donna direi sicuramente un capo spalla che duri nel tempo, che sia bello, che sia fatto bene, un pantalone perché il pantalone c'è sempre, o una maglia o una camicia, mm-hmm. E poi un bel accessorio, tipo se manca un paio di scarpe, le scarpe o una borsa. Per l'uomo la stessa cosa, un capospalla, più o meno, o cappotto che sia, forse un capo più sportivo si porta di più, un pantalone e poi una bella camicia, magari anche per le occasioni un po' più importanti,
E le scarpe, direi che sempre. Questi sono più o meno i capi. Con queste non ci possiamo solo sbagliare. Solo quello che serve comunque. Ecco, quindi non acquistare l'eccesso. No. Ecco, te so che hai avuto un ottimo percorso professionale che ti ha portata proprio a diventare quella che sei. Ce lo vuoi descrivere brevemente? Sì, allora dopo gli studi ho lavorato per tantissimi anni in questo buy office, cioè un ufficio di esportazione americano, quindi con una grande esperienza sì, e mi ha formato. La mia esperienza è nata tutta lì, ci sono rimasta più di 20 anni, anzi più di 25, e lì ho maturato tutta la mia esperienza perché ero nella moda anche lì. Ma quindi, soprattutto so che ti sei formata molto durante un'esperienza fatta proprio a Parigi. Sì, va bene, Parigi sì, ci sono andata per 5 anni, un mese all'anno, ho collaborato con questa scuola di moda francese, con studenti americani o di altri paesi del mondo, e lì ho collaborato, non facevo l'insegnante ma ho collaborato all'organizzazione. Però ecco, in questa esperienza hai avuto modo di aprire gli orizzonti. Tantissimo. Cosa che magari da un solo corso professionale ovviamente non si può non ci si può arrivare, non c'è verso. Allora, no. Dove ti possiamo trovare, contattare? A Instagram? Instagram e Facebook, e poi ho un sito, il mio sito è www.personalshopperfirenze.it. comunque se digitate su Google personal shopper Firenze, arrivo io. Ti troviamo, benissimo, grazie per questi meravigliosi consigli. Grazie e linea te, Carlotta. Lucrezia. Grazie. Alessandro, rieccoci qua. Cosa succederà nel mese di febbraio? Nel mese di febbraio, il giorno 21 alle ore 12:15, sembra addirittura un countdown, l'orario ci ha detto. Preciso, sì, perché è già partito il countdown, che poi ci sarà anche un tantam sulla stampa in questo momento. E partirà in questi giorni qua il tantam sulla stampa, perché il 21 di febbraio ci sarà Linea Pelle a Milano, è la fiera internazionale di tutti gli accessori, pelle, pelli e quant'altro possano comporre una scarpa, piuttosto che l'arredamento, piuttosto che la pelletteria. E il secondo giorno, che è il giorno clou della fiera, proprio il 21, faremo un workshop di 45 minuti nel padiglione centrale di Linea Pelle, dove siamo stati chiamati come azienda più innovativa che ha ripensato un po' il mondo delle scarpe e il mondo della vendita ai brand. Complimenti, questa è una grandissima soddisfazione. È un'enorme come iniziare alla grande in bellezza il 2024. Sì, siamo stati subito notati, fortunatamente, e diciamo anche perché non abbiamo detto che Calzoleria 180 è un brand giovane. Sì, giovanissimo. È giovanissimo perché è nato nel novembre scorso, è proprio iniziato la sua attività, diciamo che primi mesi dell'anno 2023 ha iniziato a muovere i primi passi. Quindi è poco meno di un anno. E poi è stato un divenire e state capendo che stanno arrivando le prime soddisfazioni. Esatto. E ripetiamo per tutti quelli che si sono sintonizzati adesso, perché scegliervi? Ma scegliere Calzoleria 180 vuol dire avere la consapevolezza di avere una forza di vendita e credere nel proprio brand. Quindi è un completamento che uno ha, o forse anche un potenziamento del settore calzatura, perché non serviamo solo i nuovi designer piuttosto che le start-up, ma serviamo anche brand un pochino più composti e più diciamo attrezzati. Scegliere Calzoleria 180 per avere la consapevolezza di avere ai piedi scarpe di altissima qualità, scarpe comode, di qualsiasi colore, di qualsiasi materiale, cioè tutto uno studio attentissimo. O quantomeno avere un prodotto in vendita assolutamente garantito e quindi potenzialmente forte verso la concorrenza sul mercato. E innovativo. Assolutamente, perché viene prodotto con tutti i macchinari di ultima generazione e da mani sapienti, anzi ringrazio lo spazio per salutare tutti i ragazzi che collaborano con me, da tutti Gian i ragazzi Filippo a Luca, Lorenzo, giovani, no? Giovani, abbiamo detto a che Paola. Il tuo team è... Sì, sono tutti ragazzi giovani, selezionati, anche con qualcuno un pochino più diciamo avanti con l'età, perché comunque vada qualcuno serve all'interno. Però sono tutti ragazzi che lavorano dalla mattina alla sera per soddisfare la qualità e l'obiettivo del cliente. Cosa che riuscite a fare.
sì, riusciamo a fare finora, speriamo anche in futuro, noi ci impegniamo. E sarà sempre meglio, ne sono convinta. Speriamo, ora intanto diamo l'appuntamento al 21 di febbraio a Milano, alle ore 12.15, padiglione N24, che è proprio quello centrale di Linea Pelle, a Milano Ro, Fiera naturalmente, non Milano certo. City, Milano Ro. E vi aspettiamo là perché sarà un evento particolare che mai è stato fatto prima per i calzaturifici. Di solito partecipano pelletterie piuttosto che arredatori di yacht, piuttosto che arredatori di interni. Per la prima volta è stato coinvolto un calzaturificio. È possibile seguirti sui tuoi canali social? Sì, su Instagram, abbiamo il canale Instagram, calzoleria 180 numero, come vedete in sovraimpressione. L'ho detta proprio questa, come fate voi presentatori, l'ho detta. Che vedo, comunque complimenti, mi associo alla signora di prima che mi fa i complimenti perché veramente avete allestito un bellissimo studio e dei bellissimi artigiani qua dentro, complimenti. Grazie veramente. Mille, grazie mille, cioè, anche nel nostro caso un grande lavoro di squadra e di team tutti i giorni. È un valorizzare una diretta di 2 ore e un quarto. Posto. Sì, un'artigianalità del posto che bisogna ripartire da qui, infatti think outside the box, cioè pensa fuori dagli schemi. Dagli schemi. È proprio questo, cioè ripartire dagli antipodi secondo noi, è proprio la semplicità che manca. E quello che noi andiamo a esaltare. E dopo queste parole, dopo questi messaggi, ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi. In bocca al lupo davvero per tutto quello che sarà. Crepi e a presto. Grazie Alessandro. Grazie a te. E adesso, trattamento peeling corpo. Donatella, rieccoci qua. Stiamo arrivando al termine del trattamento. Rifacciamo un punto della situazione e poi ci spieghi come termina. Allora, praticamente ho adoperato lo spray, sì, lo scrub, oli essenziali. Ok. Poi abbiamo messo 15 minuti il siero peeling, che è per acido glicolico, mandelico e acido ialuronico. Mm-hmm. Quindi un connubio che ci piace, sì, che funziona benissimo. Un turnover cellulare. E ora praticamente dopo la posa sto dando la crema idratante. Proprio perché abbiamo questo turnover cellulare, ripetiamo che questo trattamento va bene in qualsiasi periodo dell'anno. Sì, sì. Qualsiasi periodo dell'anno. E dura un'ora, è un'ora di coccole. È più sì. di così che cosa vogliamo? Assolutamente niente. Poi ci fai qualche esempio, magari qualche altro trattamento da combaciare con questo? Qual è? Tra i trattamenti più richiesti. Drenante. Il drenante. Trattamento drenante, nel lente. Le donne, te lo chiedono. Sì. Un po' tutti in generale, ecco. I trattamenti, quei famosissimi anticellulite, no? Sì. Sono tutti trattamenti che servono anche per preparare il corpo all'estate. In questo caso per non scottarsi. Sì. Proprio. E poi anche per essere più toniche, più compatte, come sì. mi spiegavi prima. Prova costume. E prepara anche la pelle, la nostra prova costume che tutte le donne, no, vogliono superare. Però cosa dobbiamo dire a tutte queste donne? Che i miracoli non esistono e di conseguenza è importante iniziare prima. Sì. Iniziare in tempo. Mantenimento. E poi fare il mantenimento. Ma questo massaggio ha un mantenimento a casa? Continua a casa? Crema o no? Idratante. Una crema idratante va benissimo. Che si trova sempre da te? Sì. Nel tuo centro estetico? Sì. A Pistoia? Ma quando verrò a trovarti, troverò te con... Siete un team? Sei da sola? Sola. Sei da sola? Sola. Quindi complimenti. Faccio tutto da sola. Aperta tutti i giorni? Sì. Dal lunedì al venerdì? Dal martedì al sabato. Lunedì chiuso. È giusto riposare. Grazie per aver ci portato questo trattamento. Grazie a te. Ce ne hai portato e insomma abbiamo parlato appunto del trattamento più richiesto. Quindi ti ringraziamo Donatella, in bocca al lupo per tutto, a presto. Grazie a te. E adesso torniamo a parlare di capelli meravigliosi.
Ilaria, non abbiamo detto una cosa importantissima del tuo percorso personale e professionale, ma tu vieni dal teatro e questo come ha influito sul tuo modo di moltissimo, lavorare? Perché io ho una formazione che in realtà è una formazione accademica, perché sono laureata in storia dell'arte con una tesi in storia del teatro, ma ho sempre sviluppato parallelamente la mia passione per l'artigianato e per la creatività anche. Quindi ho abbracciato il teatro come sarta, lavorando nelle sartorie di opere liriche, di teatri stabili, e poi ho girato nelle tournée anche, guardate qua che meraviglia, internazionali per questi sono dei cappelli, sì, sono teatrali, ma sono per il Carnevale di Venezia. Sì, certo, dei clienti, il Carnevale di Venezia. Sì, 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 è il Carnevale di Venezia. Ho clienti che mi chiedono, ecco qui la teatralità, ovviamente il teatro entra completamente nel mio lavoro. Chissà, ecco, quanto è la mia lavoro passione. C'è dietro. Come? Chissà quanto lavoro c'è dietro. Eh sì, per creare uno di questi cappelli c'è dietro tantissima pazienza, tantissima passione e veramente tanto tempo, ovviamente, perché tutti i lavori artigianali richiedono una quantità di ore notevoli per realizzare. Ecco, questo è un cappello invece, questo che vediamo adesso, con delle foglie ispirato al Davide di Donatello. Certo. Sì, 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 è un cappello che mi è stato richiesto da dei clienti, una commissione, per come ispirazione era proprio il Davide di Donatello, quindi queste foglie d'oro che ricordano. Sì, è realizzato in feltro su forme di legno, perché comunque lavoro sempre. Ce l'hai portata, no, la forma qui di legno? Qui abbiamo una forma di legno realizzata fra l'altro da un maestro artigiano, anche questa, che è poi il mio compagno di vita, perché è mio marito. Sì. Che si chiama? Che si chiama Fabrizio Ferroni, che ha una falegnameria e che è un maestro del legno. È così impossibile sbagliare così. E che quindi realizza per me delle forme per cappelli. Io ho un'enorme quantità di forme e che modifico grazie a lui, perché anche quello è un mestiere ormai in estinzione. Eh già, ed è davvero un peccato. Anche questo è un cilindro realizzato cilindri, da lui. Cilindri, cappelli, cerchietti, pettini? Ma sbaglio, quello pettini, è un pettine? Pettini, io faccio caso, molto spesso i pettini, sì, è un pettine da sposa realizzato con foglie. Brava, hai fatto benissimo a prenderlo. Lo prendo lo per mettiamo, farlo vedere. Mettiamolo, sì, a favore camera. Così, perfetto. Così, realizzato con perle, dei cristalli e delle foglie decorate, foglie di tessuto decorate a oro. Quindi è specifico per una cerimonia, ecco. E spesso mi vengono chiesti per le spose i pettini, perché comunque certamente sono oggetti che danno luce e che... Cos'altro poi ti chiedono? È molto 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 di moda, vanno le fasce, i cerchietti, quindi le headband, come queste ad esempio, che in questo caso sono da cerimonia, ma posso realizzarle anche in diversi colori. Quella davvero... ad esempio, che è tutto un altro genere, pur sempre quella bianca e nera, pur sempre fascia, ma fatta col feltro, quindi con materiali. Ilaria, dove genere è possibile visionare e trovare tutte queste creazioni? Sul tuo sito, su Instagram? Sì, sui miei social, Instagram, Ilaria Creazione Cappelli, su pagina Facebook, anche Instagram, e sito, sempre Ilaria Creazione Cappelli. Grazie per essere stata con noi, a prestissimo. Grazie, grazie a voi, grazie molte. E adesso in chiusura torniamo a parlare anche con Simone e Teresa. Una promessa. Simone, ovviamente volevamo comunque sia vedere il lavoro, certo, di Igor finito, questo taglio meraviglioso, questo è un trapezio rovescio. Trapezio. Quello che volevo realizzare era togliere il volume sopra, uh-huh, e lasciare più volume laterale per non dover allungare ancora di più una linea del viso abbastanza magra. Beh, perché parlando benissimo della morfologia, questo era il taglio più adatto per lui. Mi sta lui davvero benissimo. Grazie. Quindi questo e quindi tanto altro faccio da vedere voi. In ruotazione, certo, anche la parte posteriore, vede che si va ad allungare qui sulla nuca. La rasatura, che è una delle tendenze tra l'altro del momento. Sì, sì. E quindi ricapitolando, uomo, donna, donna, trattamenti,
sposa, trucco e a breve tutto. Anche... E tante tantissime coccole. Tante tantissime coccole. A Figline Valdarno. Via Giovanni Amendola, 17-19, Matassino. Grazie per essere stati con noi, vi riaspettiamo prestissimo. Grazie è una promessa. A voi per noi abbiamo fatto una promessa a voi e voi fate una promessa a noi. Torneremo, torneremo. Grazie. Grazie mille Carlotta. Marco, adesso viene il bello con te, con me, con noi insieme. Eccoci qua Carlotta, ti aspetto. E quindi cosa diciamo a tutti i tadaisti? Che vi aspettiamo tra poco nella cucina di Tadà, 19 in punto. Puntualissimi, restate sintonizzati perché Tadà continua là in cucina. A dopo!